Dove è finito Icardi? Vita da sogno, carriera in bilico. Maurizio si gode una super vacanza con la moglie in Africa, mentre il Paris Saint-Germain cerca di cederlo, ma guadagna 10 milioni netti l'anno e viene da un anno con solo 5 gol e tanto gossip. Io mi chiamo Alessandro Grandesso. Alessandro, sono in Africa. Il prossimo anno ti lascio organizzare a te le mie vacanze se vuoi. O questi discorsi sono solo cazzate come quelle che scrivi ogni anno. Quando facevo 30 gol a stagione c'erano sempre gli stessi argomenti. Carriera in bilico, ho ancora 2 anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come fai capire con le cacate che scrivi. A 29 anni non ti preoccupare, che con quasi 200 gol all'attivo mi conoscono abbastanza bene tutti quanti. E poi decido io se restare o non restare e mettermi a disposizione. Grazie mille, ti abbraccio forte dall'Africa, con i gorilla, con i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te. E io mi chiamo Maurito Icardi. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buon martedì 7 di giugno a tutti e a tutti. Bentornato, bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi ho voluto iniziare in un modo un po' diverso. Come sempre, sapete, devo fare la mia gag della mattina. Qualcosa mi devo inventare. E visto che siamo d'estate, ci dobbiamo inventare anche quello che è inventabile o non ventabile o vendibile. Vabbè, facciamo questi giochi di parole. Niente, tutto è nato da questo articolo che ho letto di questo giornalista Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, che praticamente ha punzecchiato un'altra volta, per l'ennesima volta in questi anni, a Maurito Icardi, e lui chiaramente non, si è risentito e gli ha risposto in questo modo. Quindi la parte, diciamo, con gli occhiali belli, chiaramente è sempre quella del giornalista, del sapientone, invece quella con gli occhiali è sempre del buzzurro interista. Ricordiamoci che Icardi appunto era nell'Inter, quindi ho voluto fare, diciamo, una gag in questo modo, che spero voi apprezziate sempre, sempre, sempre. Avrei voluto cominciare con il mercato del pesce. Mi sa che quest'anno, adesso le mattine, inizierò i video con il mercato. Uè, uè, accattate va Berardi per 30 milioni, oh, 35. Chi offre di più? Chi offre di meno? Scamacca, ti do Scamacca più Berardi. Come se fossi, ti do una triglia con un capitone per dire, no? Ecco, mi sa che inizierò a fare il mercato del pesce fino a che inizierà il vero e proprio calciomercato, perché anche oggi, ragazzi, cominciamo con le fake news del 7 di giugno. Mariuccia, sei pronta per prendere appunti? Perché anche oggi ce ne sono delle belle. Ma prima di iniziare, come sempre, un bel pollicione all'insù. Iscrizione al canale, cosa fate? Entrate e venite, adesso che c'è l'estate, cosa fate? Come i milanisti che salgono sul carro quando si vince, è il momento che adesso non c'è campionato, c'è chi se ne va dal canale. Beh, chi fa una roba del genere penso che non è tanto uomo, un po' un ometto, no? Non è una persona che veramente stima quello che fa il Marietto, sei un occasionale, quindi se sei un occasionale, insomma. Ah, poi ieri apro e chiudo una parentesi. Mentre un tipo, io tempo fa avevo fatto un video su quello che era successo in Verona Milan per quegli energumeni che avevano attaccato proprio delle famiglie milaniste lì al Bentegodi, dopo che avevano fatto anche un comunicato, avevano avvisato quei guerrieri di Verona, non so come si chiamava il gruppo, una cosa così. Che era bene che i milanisti non venissero a farsi la gitarella in altri settori dello stadio. Vi ricordate? Allora mi dice: e perché non hai fatto un video sugli schiaffoni che sono dati da quelli della curva sud agli occasionali che sono entrati in campo durante la festa con il Sassuolo? Beh, io non ho bisogno di fare un video su questa cosa perché giustamente noi stiamo festeggiando da 2 settimane uno scudetto. Però sì, chi si vuole andare a vedere la live post Sassuolo Milan, quindi lunedì, cioè il giorno dopo, che c'era anche il nostro carissimo amico di DNA Rossonero TV, Mimmo, che era presente lì a Sassuolo, abbiamo affrontato questo tema e abbiamo completamente
rinnegato, nel senso questi tipi di situazioni, cioè una cosa veramente abominevole, è stata una macchia secondo me oscura in tutto ciò che è successo in quei giorni di grande giubilo da parte dei milanisti. Sicuramente io mi dissocio completamente da quei personaggi che hanno fatto determinate cose prendendo a schiaffi persone che erano entrate in campo e poi sono rientrati. Io mi dissocio completamente, perché nessuno si può permettere di fare una roba del genere. Perché? Perché? Per quale motivo? Per quale ragione? Cioè, secondo me, qualunque ragione uno mi voglia spiegare, non esiste che ci siano schiaffi e cose da dare a nessuno, perché la violenza va sempre rinnegata in ogni questione. Quindi voglio chiudere questo discorso e passare ai giornalacci di oggi. Quando ho letto, ragazzi, adesso viene da ridere, però la prima pagina di tutto Rutto Sport oggi apre con Max la vuole così. Io ho pensato, Max la vuole così, che cosa, la minchia? Cioè, ma ve lo giuro, andate alla prima pagina di Tutto Sport di oggi, cioè Max così, Max la vuole così, vabbè, vabbè, immagino è la formazione, vabbè, dai, vado avanti, se no poi non va avanti il programma, lasciamo per in mezzo, prova, c'è ancora Willy Fogg, no, vabbè, Willy Gnonto, stasera Italia-Ungheria alle 20.45 al Cesena, Milan stile Liverpool, intervistato Charles Stelladano. Charles Stelladano, pure lui a Maragano, e anche lui dice con Red Bird e qua le cose cambieranno perché sono dei professionisti in America. Ah. Poi Skriniar capo in Nation, allarme all'Inter, vabbè, adesso allarme a giugno. Al Corriere dello Sport di Roma, Inzaghi alla firma, Inter dal Cagliari, ecco Bellanova, Lukaku tiene duro, anche lui. Quell'altro la vuole così e Lukaku tiene tutto. Vabbè, Juve, Pogba a luglio, beh, questi sono sicuro. Adesso da qui a luglio la gente tanto si scorda, va in vacanza, questi possono già cambiare più argomento, ora di luglio. Quindi trovano sempre le scorciatoie. Per Di Maria entra in tackle il Barça, che vi ho detto io l'anno scorso. Allora, qualche giorno fa è fatta Di Maria alla Juventus, Perisic alla Juventus, Perisic l'altro ieri con la maglietta del Tottenham, degli Spurs. Adesso Di Maria entra in tackle il Barça. Vuoi vedere che neanche Di Maria arriva? Venditori di fumo, e la gente ci crede, mammalucchi, vabbè, credeteci. Mancini cognonto titolare, Willy ha bisogno di crescere, Willy Fogg. Dunque Inzaghi passerà da 4 a 5 milioni e mezzo, perché giustamente ha vinto le due Supercoppa italiane, Coppa Italia, quindi una Coppa del Nonno, Coppa dello Zio. Salerno, quanti veleni tra Sabatini e Iervolino? Iervolino no, la vecchia sindachessa di Napoli, quella brutta. No, Iervolino, il nuovo presidente della Salernitana, ci sono dissidi, c'è un dissing tra le due parti, addirittura si potrebbe ricorrere al tribunale, mamma mia, però. Al di là di tutte le cazzate, e quindi anche la Gazzetta dello Sport non è esente da tutto ciò, perché è Di Maria più Kostic, Juve al max. Allora, Corriere dello Sport entra in tackle con lo sfilatino il Barça, mentre la Gazzetta invece Di Maria più Kostic, Juve al max di massimo. Vabbè, chi dovete ascoltare? A quello, a quell'altro. Lukaku in missione a Londra per farsi liberare dal Chelsea, perché lui tiene duro. Poi Gioventù Mancini, Gnonto titolare, Scamacca promosso, ma Ibra firmo per amore. In prima pagina c'è questa immagine con un Ibra, così, Ibra firmo per amore. Il motivatore serve più del bomber. Ebbene, sì. Sembra che, secondo i microchip che la Gazzetta dello Sport chiaramente mette a casa Milan e tutte le zone limitrofe al Milan, casa Maldini avrà messo un microchip nelle piante, a casa di Zlatan, lì dove c'è il cesso, gli hanno messo un microchip. E praticamente sembra che tra qualche giorno ci dovrebbe essere incontro tra le parti, tra lo svedese e i dirigenti del Milan, per instaurare una sorta di diciamo contratto. Poi contratto effettivamente non sarebbe, perché la opzione più concreta sarebbe un contratto a gettone in base alle sue presenze e in base agli obiettivi personali che la squadra
raggiungerà insieme a Zlatan Ibrahimovic. Però c'è l'intenzione di continuare proprio con il Milan, proprio per una questione d'amore. Ma se dobbiamo fare love bot, amore per amore, certi amori, come diceva anche Galliani, quindi entriamo nel discorso qui del Monza, fanno giri strani, poi ritornano. Ebbene, nel 2015 il nostro carissimo zio Fester, bene, zio Fester aveva portato a San Isidro, a San Siro, il giocatore Alessio Romagnoli. Di Marzio, bomba. Praticamente tutti pensavamo che ormai non rinnova più con il Milan, non si è trovato l'accordo, era a un passo. Oh, io pensavo venire a Roma, da Lotito. Dice, quello dice tanto tifosa la Lazio, bianco celeste, però mica se volevo abbassare l'ingaggio. Voi sapete che qua a Roma noi andiamo belli stretti stretti e tirati. Sapete, c'è sta politica quella là, come Milinkovic e Savic. Voi lo volete per la Champions League e dovete tirare fuori 80 cocozze. Ah, ma che vuoi, che te lo regalo? Ecco, e quindi invece adesso Romagnoli lo aveva quasi regalato lo titolo, no? E allora, secondo il nostro buon Gianluca Di Marzio, che è il nostro bombarolo per eccellenza di notizie di calcio mercato, spara questa dicendo: Romagnoli potrebbe andare davvero al Monza e creare una coppia di difesa insieme a Ranocchia dall'Inter, e a centrocampo dovrebbe arrivare addirittura per 1 milione Candreva dalla Sampdoria. Quindi perché questo? Perché ha messo un budget di 150 milioni per il mercato il buon vecchio Silviuccio, per far sì che il Monza non solo si salvi ma possa puntare davvero ad un posto in Europa. Sogni, non sogni, in ogni caso questa è un po' la notizia che riporta il nostro carissimo Gianluca Di Marzio, che non si ferma qua. Non si ferma qua perché parla anche della destinazione a sorpresa che potrebbe spiazzare da un lato il Milan, dall'altro la Juve. Parla proprio di Domenico Mimmuccio Berardi, che tanto hanno accostato per tempo e tempo al Milan, e invece sembra che la Roma, secondo Di Marzio o Di Mourinho, vorrebbe Berardi in caso di partenza di Zaniolo, che sappiamo in questo momento è un po' conteso, secondo sempre questi grandi giornalacci, tra Milan e Juventus. Ma non solo, lo stesso Baiocchini, e con questo chiudiamo prima di un'ultima notizia, praticamente il caro Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, dice: a parte Berardi, che sappiamo può essere interessare o Scamacca, attenzione perché il Milan tra i due litiganti potrebbe godere con il terzo, cioè né Berardi né Scamacca, ma bensì Traoré, un giocatore che però anche come nel caso di Berardi ha un valore di circa 30 milioni di euro, e sono queste, diciamo, le cifre che in questo momento bloccano e spaventano un po' il Milan per instaurare certe operazioni. Certo, il Milan non è l'Agnello, che l'Agnello si ferma e dice: oh, tu mi dai Locatelli e te lo pago fra 100 anni per dire, no, il Milan o Chiesa, la Fiorentina, ecco Chiesa, dai, noi siamo Juventus, prima o poi ti paghi, pagano con i pagherò del Monopoli, e quelli, vabbè, dammelo. E per concludere, ultima notizia, Fontana, non la Fontana di Trevi, nessun'altra Fontana, parliamo del presidente della regione Lombardia, appunto Attilio Fontana, che vale meno del 2 di PIC, si è fatto anche scavallare dal sindaco Salino Saletta di Milano, il grande fenomeno da baraccone, che anche loro possono fare il bel circo lombardo insieme all'Inter. Portatevi anche in tour Sala e Fontana, quindi ragazzi, magari sarà uno spettacolo della miseria, circo Inter con special guest Attilio Fontana e Peppino Sala. Praticamente dice: noi come regione abbiamo già accettato l'ipotesi di costruire uno stadio fuori Milano e ci accordo già con il sindaco di Sesto San Giovanni. Peccato che adesso ci sono le politiche a Sesto San Giovanni, e se dovesse vincere il centrosinistra, questo tipo di progetto viene bloccato sul nascere, perché già detto come fa Peppino Sala a Milano non è una priorità per la città. Quindi vedremo, il Milan alla fine andrà a giocare direttamente sulla Luna. Si faranno degli shuttle diretti per andare sulla Luna, saremo la prima squadra terrestre che creerà uno stadio a dimensione lunare per far sì che noi facciamo vedere che noi siamo una squadra di un altro pianeta.
E quindi niente, praticamente che dice: a Sesto San Giovanni sono pronti sempre quando Milan e Inter decidessero. Io dico sempre quando vinca il centrodestra. Non è per questione di scegliere o non scegliere, dico proprio per questioni politiche. Se dovesse vincere il centrodestra con l'attuale sindaco appunto di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, bene, ma se dovesse vincere il centrosinistra anche a Sesto San Giovanni, bye bye. e lo stadio, ciao ciao. Vabbè figlioli, io vi saluto qua, mi raccomando, speriamo che vi sia piaciuto il video, un bel pollicione in su, iscrizione al canale con campanella attiva, mi raccomando, abbonamenti ce n'è da 0,99, 24,99 per tutti i gusti, siete solo voi che mi potete aiutare a crescere sempre di più in questo modo, sapendo anche che una parte va in beneficenza all'ONG del nostro Darius Rock. Io ti auguro un felice martedì. Oggi non credo, però vedremo se stasera riuscirò a fare una lavettina. Già vi ho detto che questo mese di giugno abbasserò molto il livello di live, anche per respirare un po', perché poi voi sapete durante l'anno faccio live praticamente tutti i giorni e quindi con ospiti anche, quindi diciamo me lo prendo un po' più sereno, cerchiamo di portare le notizie che più possono essere reali, visto che è un mese dove ci sono anche tante fake news, soprattutto a giugno. E dunque io oggi manderò probabilmente un video che è del nostro Massimo Baldoni, che voi tutti conoscete, Massimo 48 della rubrica Vivo per Lei, calciomercato.com, ve la lascio lì, sarà un salutino che vi vorrà fare direttamente il vostro carissimo Massimo. Detto questo, buona giornata a tutti e a tutti, un bacio all'amico, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Ug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Buona giornata e ci vediamo qui sul mio canale, alla prossima, ciao!